Il governo vive giorni di fibrillazione, ma dopo una serie di segnali che parevano indicare un imminente fine, arriva qualche indicazione in lieve controtendenza. Il vertice sull'IMU tra il PDL e il ministro dell'economia Saccomanni è stato definito positivo e il PD presenta a Genova la sua festa nazionale, che si presenta all'insegna delle larghe intese o quantomeno di un tentativo di continuare a dialogare, come assicura il membro della segreteria nazionale Davide Zoggia. Nutriamo molta fiducia nel lavoro che il Partito Democratico e il presidente Letta sta facendo in queste ore. E quindi ci auguriamo che appunto la festa si possa svolgere in un clima anche di serenità politica o di maggiore serenità politica. A ulteriore testimonianza della buona volontà, gli ospiti saranno bipartisan. La presenza di alcuni ministri autorevoli anche del PDL molto probabilmente consentirà anche di sviluppare argomentazioni molto succose. Almeno per qualche ora la politica italiana sembra per una volta allentare le tensioni, fino a quando è difficile ipotizzarlo.